Buongiorno ragazzi, 5 giugno 2020, ore 8:42. Sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Allora, cosa dire? Intanto c'è da dire che sono proprio sciocco, perché ieri sera mi sono riascoltato il podcast che ho registrato ieri, credendo di aver fatto il furbone e di non aver mai accennato al fatto che stessi registrando un video. Invece c'è un pezzo in cui liberamente parlo del canale YouTube, di registrazioni, quindi sono proprio un coglione, perché avevo detto dai, che alla fine glielo dico, e invece l'avevo già detto a metà video. Ma vabbè, ci sta, stavo raffazzonando su un po' tutto, e fatemi sapere se l'episodio è venuto decente oppure se è venuto una cozzaglia insensata di concetti, perché appunto sì, sono andato un po' non in confusione, ma ho perso il fatto di dover fare due contenuti leggermente diversi, quindi mettere in pausa ogni tanto l'audio. Allora, prima esperienza su YouTube, condividiamola così vi fate un'idea anche di quello. Mentre per il podcast ho sempre detto e continuo a dirvi, tra l'altro alla luce anche del video di ieri, che per registrarlo veramente, cioè, non serve nulla più che un pelo di forza di volontà e 2 secondi per scaricare Anchor e 5 secondi per iscriversi, clic 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 clic, abbiamo visto come si fa a registrare il podcast. Quindi veramente in un quarto d'ora una persona con uno smartphone mediamente decente, il mio smartphone ha, quanti anni ha? 5, ne avrà, sì dai, 4-5, quindi anche smartphone vecchi fanno egregiamente il loro lavoro. Quindi podcast, spettacolo, clicchi e vai e parti, il trimmi, tagli dove vuoi, metti in pausa, aggiungi i suoni, proprio una gran cagata. Ok, i video sono un po' più difficilotti da fare, hanno una barriera d'ingresso abbastanza importante, ovvero la configurazione della postazione, perché non posso mettermi sul divano o adesso ad esempio in macchina andando registrando e un video YouTube, no, non si fa, perché viene una merda. E invece bisogna avere la giusta postazione, la giusta luce, soprattutto è quello il gran problema, il giusto equipaggiamento. Io l'ho fatto ieri con una lampada IKEA, o come dicono gli inglesi IKEA, puntata in faccia, con la webcam del Mac che, vabbè, registra video a 720, quindi una merda. E quindi bisogna veramente mettersi là, pianificare la cosa, decidere come, quando, dove farla, avere un angolino proprio, perché bisogna, dovendola rendere una cosa rutinaria, è chiaro che se ogni volta bisogna smenarsi mezz'ora per preparare la postazione, io intendo farlo 3 volte a settimana, perderei un'ora e mezza di preparazione, un'ora e mezza di per rimettere tutto come prima, non lo farei mai. Quindi devo trovare un po' la quadratura del cerchio, probabilmente sto weekend mi dedicherò a quello, capire come fare, avendo venduto un paio di leghe in più del previsto, riesco a permettermi anche una lampada forse, e tocca comprarla, perché sennò dopo il video di ieri ho capito che veramente l'illuminazione è fondamentale. Altra cosa, perché uno alla fine della fiera può anche dire mi metto là, registro, tanto content is king, quindi non vuol dire re contento, ma il contenuto è re, e registro e butto su, bene. Dove abito io? Qual è il problema? Che arriva solo la DSL. E perché Giacomo ha registrato video all'1 e l'ha pubblicato alle 8? Perché è stato 7 ore a caricarlo, già, 7 ore a caricarlo. È venuto a fare un video di 23 minuti con da 2,8 GB, che ho iniziato a caricarlo, dopo mezz'ora ero all'1%, ho detto no, chiuso tutto. A parte che il mio Mac sta iniziando a tirare gli ultimi facendo queste cose di editing video, ma vabbè, questo è un altro discorso. Chiudi tutto, riavvia il computer perché si era piantato. Chi dice che il Mac non si pianti deve testare l'editing video su computer vecchi. E riapri, riesportalo con una qualità
che sembrava bella e poi in realtà è venuta una merda perché sembro patinato, sembro Valeria Marini con la pelle tutta, tutta liscia. E quindi neanche quello mi ha dato soddisfazioni. Un video da 1,4 giga caricato in, l'ho messo a caricare alle 4 e ha finito di caricarlo appena ho rilasciato il podcast, quindi 4 ore fresche di caricamento, di caricamento dove tra l'altro non si può usare internet a casa, quindi vabbè che si usa il 4G con lo smartphone, però Netflix, YouTube, niente, zero, nada. Quindi ci sono un paio di barriere che mi fanno anche comodo, perché vuol dire che anche gli altri le incontreranno e magari non saranno così caparvi nel superarle, però mi dovrò smenare un po' all'inizio per appianare un po' questi problematici, perché non posso ogni volta stare 8 ore a pubblicare un video, cioè, no, non ci siamo. Quindi devo capire un po' le configurazioni, farò dei test, faremo dei test e vedremo pian piano di arrivare a dei risultati soddisfacenti. Per il resto, ieri ho riguardato il video, devo dire che l'ho trovato quasi, cioè quasi, no, 23 minuti, pensavo di annoiarmi, invece l'ho riguardato volentieri. Taglierei qualche, ecco, 3 minuti forse li taglierei proprio di chiacchiere inutili, però vabbè, fa parte del gioco, quindi per ora mi ritengo molto soddisfatto. Non ho nulla da aggiungere, solo che parliamo di un argomento che è da, ho in scaletta. Tra l'altro avete visto che bella la mia agendina planner, tra l'altro quella che ho comprato ancora a Milano, speriamo che oggi arrivi, ma sono dubbioso. Stamattina il tracking la davo ancora a Milano, appena arriva magari facciamo un unboxing, così partiamo proprio con i contenuti, quelli innovativi, ovvero primo contenuto un tutorial su come usare Anchor, secondo contenuto un unboxing. Wow, Giacomo ha innovato YouTube. E a parte gli scherzi, girava, non so se sia già passato di moda, su Instagram una vignetta che diceva: se tu guadagnassi a tipo 18, mi sembra 180.000 dollari, ma non vorrei spararla grossa, comunque facciamo anche 18.000, facciamo anche 1.800 dollari, ok, al giorno, da quando è nato Gesù, non saresti comunque ricco, attualmente ricco come quanto Jeff Bezos, ok? Questo è una cosa che mi ha fatto saltare sulla sedia, perché stiamo parlando di cifre veramente assurde e che probabilmente non ci riguarderanno mai, purtroppo, per fortuna. Però veramente questo fa capire la differenza tra l'avere un'azienda, un'impresa o essere un imprenditore e lavorare da dipendente. Perché se uno ti dice: guarda, come fai a pensare di guadagnare 1.800 dollari al giorno e non arrivare in un tot arco di tempo ad essere ricco quanto un lavoratore dipendente? Cioè, lo diventi in un mese ricco tanto quanto. Con un imprenditore, evidentemente, cioè, c'è un gap, una crescita esponenziale che tu non potrai mai colmare, perché tu arrivi là e poi lui sarà già ancora più avanti. E soprattutto con da lavoratore dipendente tu hai una paga fissa che è quella e da là non ci scappi, poi fare i salti mortali, però puoi avere un aumento di 100 euro ma là rimani e sai che quello ti entra in quel giorno del mese. Mentre con un imprenditore dici: ma sto guadagnando 1000 euro al mese, sai cosa, proviamo questa cosa qua, oh funziona, ho aggiunto 500 euro di guadagni, oh funziona anche questa, 100 euro. E quindi sporcandosi le mani, avendo idee, provando, riprovando, si cresce. Quindi potenzialmente veramente è tutto infinito, mentre come dipendente sei finita sia la tua paga che la tua voglia di innovare, perché tanto dici: io la arrivo, che corro, che cammini, la arrivo, anzi sono già arrivato perché la paga la prendo, quindi mi siedo e aspetto. E questo è il ragionamento. Ok, io sono a posto per oggi, direi. Ci vediamo, adesso ci vediamo potrebbe prendere un nuovo significato, perché ci vediamo veramente, quindi non lo so cosa succederà questo weekend, appunto devo preparare la postazione, magari faccio un video e ma vi aggiornerò, lo scoprirete. Intanto primo obiettivo del canale YouTube, ancora prima degli 80 video, ancora prima dei 1000 iscritti, è arrivare a
100 visualizzazioni complessive dei miei ben due video. Per ora siamo a 12 più 8, quindi siamo già a 18 visualizzazioni. Oserei dire, andiamo a vederlo assieme, quanti iscritti abbiamo. Anche questo non mi devo ancora capire come guardare un po' le statistiche. Mi par 5, dovremmo essere 5. Tra l'altro il primo iscritto è geniale, il primo iscritto la mia persona preferita, ovvero sono stato io. Quindi tac, così giusto per autosupportarmi. Bene ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 8 anni, guadagnerò 10.000 euro in meno di 6 mesi, le premesse ci sono tutte, sono lanciato, stiamo volando, organizziamo bene il tempo e tutto si può fare. Anche voi non avete nessun limite, appunto, io lavoro full time, una moglie, una figlia di un anno e mezzo, di più di un anno e mezzo, quindi il tempo c'è, la voglia se c'è fa fare, quindi facciamo, dai ragazzi, ci sentiamo domani no. Ah, tra l'altro chiudo con due notizie. Numero uno, vi avevo parlato dell'ego, del tipo che mi aveva chiesto se poteva fare lui il ritiro, gli ho detto di no perché preferivo di no, e poi alla fine gliel'avevo mandato, gli avevo detto guarda te l'ho assicurato, fammi sapere quando ti arriva, come ti arriva, non mi aveva più fatto sapere nulla. Ieri guardo il tracking, vedo consegnato, gli mando un messaggio eBay, gli dico guarda ho visto che te l'hanno consegnato, come è andata, come è tutto a posto? E mi ha risposto dopo un po', mi fa sì no guarda tutto a posto, perfetto, è stato un piacere, quindi ottimo, sopra le aspettative questa transazione. E l'altra cosa è che stasera ho il dentista, vediamo che se arriva la pelata o se arriva il solito settantinata di euro di pulizia, lo scopriremo. E niente, sono sempre un po' in ansia quando devo andare al dentista, più che per il dolore che alla fine, vabbè, cioè la cosa che fa più male è la pulizia, perché per il resto ti fanno l'anestesia, è per veramente, vorrei dire buttare via soldi, che in realtà non è vero, perché per la salute si fa più che volentieri, però dai, che palle che iniziano a volare centinaia di euro come niente. Speriamo bene, vi aggiornerò. Ragazzi, buona giornata, buon weekend. Ci sentiamo, ci vediamo, ci leggiamo più avanti. Sono Giacomo, diventerò milionario in 8 anni e aspetto vostre notizie. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vi piace, cosa non vi piace. Ciao ciao.